Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Ciclo rifiuti. Il presidente della provincia di Maria propone un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali. Consorzi rifiuti. Un lavoratore minaccia di lanciarsi da una finestra della Rocca dei Rettori. Fondazione Francescana con i poveri, verso progetti di economia civile. Scarica rifiuti da un autocarro in una scarpata stradale, sanzionato. Calcio, Inzaghi, contro il Venezia dobbiamo fare una grande partita. È tornato a riunirsi il Consiglio Provinciale di Benevento alla Rocca dei Rettori. La seduta del Consiglio è stata animata dalla presenza in aula di alcuni dipendenti dei disciolti consorzi rifiuti, uno dei quali ha minacciato anche di lanciarsi da una finestra. La protesta è stata controllata dalle forze dell'ordine e dagli agenti della Polizia Provinciale. Il presidente Di Maria, a conclusione del dibattito, ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali per avviare una politica condivisa sulla gestione del ciclo dei rifiuti, sottolineando anche che il dibattito in consiglio ha proposto con forza il tema dell'autosufficienza alla gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale. La proposta di Di Maria è stata approvata a voti unanimi. Ancora una protesta dei lavoratori dei consorzi dei rifiuti alla Rocca dei Rettori. Uno di questi ha minacciato di lanciarsi dalla finestra della sede della provincia. Motivo della manifestazione di protesta è l'avvertenza che va avanti da oltre 10 anni. Il lavoratore è rientrato solo dopo che la sua richiesta di incontrare il presidente Antonio Di Maria è stata esaudita. Un incontro che si spera porti alla risoluzione di una lunga vicenda che non ha ancora trovato un accordo o una soluzione. Ai microfoni di TV7, Piero Mancini. Oggi c'è stata una civile protesta di alcuni lavoratori dei consorzi per mettere in evidenza alcune situazioni che dopo 10 anni ancora non vengono risolte. Noi chiediamo un incontro con il presidente della provincia e con il prefetto di Benevento, insieme al segretario nazionale del nostro sindacato che è la FlaiCaCub. Vogliamo avere un colloquio con le istituzioni oggi che finalmente si vede una fioca luce alla fine del tunnel, perché la Regione Campania il giorno 2 luglio ha imposto con una lettera che l'ATO inizi la sua attività, e se entro il giorno 17 l'ATO non presenta il piano industriale che prevede anche il nostro coinvolgimento, l'ATO finalmente verrà commissariato. Noi appoggiamo questa decisione della Regione, pensiamo anche che l'abbia fatto con molto ritardo, perché sono 10 anni che la nostra vertenza è in piedi e forse per la prima volta c'è la possibilità di ottenere un risultato, perché per la legge regionale noi dobbiamo con un passaggio di cantiere essere assunti dal lato e non fare i concorsi come invece ha previsto l'ASIA. Prende il via il comitato verso la Fondazione Francescana con i poveri, che è stato presentato a Benevento presso il Caffè delle Streghe nella splendida cornice di Palazzo Paolo V. Tra i presenti il senatore Edoardo Patriarca, presidente del comitato. Padre Fortunato Grottola, superiore del convento dei frati cappuccini di Pietrelcina, Domenico Masone, sindaco di Pietrelcina, e Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, con Gennaro Santamaria, delegato dal sindaco di Benevento Mastella, a portare i saluti della città. Fin dai prossimi giorni il comitato lavorerà per la costituzione della Fondazione Francescana con i poveri, che si propone tra i principali obiettivi quello di riconquistare la cultura odierna delle radici fondative dell'economia francescana, per progettare un futuro di speranza, un'economia a misura di fraternità che produca anzitutto beni relazionali, un modello economico che non lascia nessuno indietro, una fondazione che nasce dal basso e che intende fare proprio il principio di sussidiarietà, principio costituzionale e caro alla dottrina sociale della Chiesa.
La GESESA comunica che a causa di prelievi d'acqua non autorizzati ancora, non individuabili, si verifica puntualmente in contrada Olmeri discontinuità nell'erogazione del servizio idrico. I tecnici stanno operando in campo, controlli e verifiche per individuare i responsabili e risolvere la problematica. Per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero GESESA 800 51 17 17. Via alla stagione estiva dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, ricca di appuntamenti musicali. Presentati i concerti che saranno di scena al Teatro Romano di Benevento per la sesta edizione della Kermesse Sannita. Ecco il calendario degli appuntamenti. Il 12 luglio alle 21.30, omaggio a Beethoven, con Carlo Rizzari, direttore, e Beatrice Rana, pianista. Il 16 luglio alle 21 e alle 23, Paolo Fresu e Luca Quino in Let's Jazz. Il 19 luglio alle 21, serata dedicata ai Queen. Il 25 luglio alle 21.30, gala Verdiano con Valentina Boi e Angelo Villari. Il 27 luglio, infine, serata conclusiva. Due appuntamenti alle 21 e alle 23 con lo spettacolo di tango della Compagnia Balletto di Benevento. Sicuramente, considerato che la direzione regionale musei, il Teatro Romano di Benevento, già nel dicembre aveva bandito una manifestazione di interesse per la programmazione 2020 e l'Orchestra Filarmonica di Benevento aveva partecipato e quindi era rientrata tra le attività che la direzione regionale aveva stabilito di ospitare all'interno del teatro. È chiaro che con il Covid è stato un po' più complicato poi, ma siamo riusciti con l'attuale direttore regionale Musei Campania, la dottoressa Marta Ragozzini, e con un minimo di impegno del personale del teatro a rimodulare tutta la programmazione, non solamente quella là dell'Orchestra Filarmonica, ma anche quella con la Scabec, con Città Spettacolo, per cui ci sarà una stagione molto ricca al di là del Covid. Nel rispetto delle misure di sicurezza, un teatro che può ospitare fino a 1200 spettatori, abbiamo la riduzione a 400-450 in un rispetto dei distanziamenti al meglio. Infatti l'OFB ha immaginato che due serate farà il doppio turno. Quindi avremo due spettacoli nella stessa serata per consentire a quanto per largheggiare nella diffusione del loro progetto e della loro musica. Io credo che Benevento, al di là del Covid, almeno in termini di teatro e di musica, non ha perso granché, perché continueremo a fare la musica dell'anno scorso, continueremo a offrire un teatro al meglio come l'anno scorso e probabilmente anche qualcosa in più. Un messaggio chiave è quello di andare avanti, di progettare, di rimanere sul territorio e cercare di creare qualcosa di bello anche sul territorio con tutte le difficoltà del caso. Nonostante il Covid, noi abbiamo continuato a lavorare anche durante i giorni della quarantena per progettare la sesta stagione OFB. Finalmente ritorniamo in palcoscenico con 5 eventi estivi e 2 eventi autunnali. Saremo al Teatro Romano dal 12 luglio fino al 27 luglio. Tutti gli eventi sono diversi, quindi accontenteranno tutto il pubblico. Partiamo con la classica, ma toccheremo anche il jazz con Luca Quino e Paolo Fresu. Faremo una puntatina sulla musica rock in chiave sinfonica, perché ci sarà un concerto dedicato ai Queen. Continueremo con il lirico sinfonico, con un concerto. E finiremo con uno spettacolo di balletto con la compagnia di Carmen Castiello dedicato al tango. L'ospedale di Sant'Agata de' Goti potrebbe essere fondamentale nel contenimento di un'eventuale seconda ondata di contagi a prescindere dall'epidemia. Come abbiamo avuto modo di ribadire nei mesi scorsi, è una struttura necessaria per tutta l'area afferente la cittadina. Così in una nota Pasquale Maglione del Movimento 5 Stelle. Ricordo che la struttura, grazie all'intervento della ministra Grillo e alla tenacia dei cittadini, è stata salvata dalla chiusura, mentre gli interventi di ristrutturazione previsti dalla regione non sono stati mai avviati. Sono condizioni di cui tener conto per il futuro del Sant'Alfonso Maria de' Liguori e sono esattamente questi temi che porrò nell'incontro con Ferrante, a cui riconosco una spiccata sensibilità verso le richieste dei cittadini rispetto al mantenimento della struttura. Era stato accusato di essere parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Pompeo Anzovino, 27enne di Benevento, per il quale il pubblico ministero della DDA di Napoli aveva chiesto una condanna a 18 anni di reclusione. La sentenza del secondo collegio penale, con il presidente Fallarino, ha accolto le argomentazioni del difensore avvocato Antonio Leone, assolvendo l'imputato da tutte le accuse a lui contestate.
I carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio, a seguito di attività di indagine e di iniziativa, svolte anche mediante l'ausilio di strumentazione di videosorveglianza, hanno accertato che un cittadino di Calvi, transitando lungo una strada pubblica nel medesimo comune, attraversando terreni coltivati e aree boscate, ha scaricato da un autocarro di sua proprietà a ridosso della scarpata stradale l'intero carico di rifiuti vegetali contenuti nel cassone del predetto autocarro al colmo della capienza. Dal successivo sopralluogo dei residui vegetali abbandonati è emerso che gli stessi erano costituiti da ramaglie, sfalci e potature provenienti da attività di manutenzione di giardini, classificabili a tutti gli effetti come rifiuti solidi urbani, motivo per il quale il cittadino calvese è stato contestato con una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per l'abbandono a bordo strada degli stessi, oltre ad aver violato le vigenti norme antincendio, in quanto il fatto è avvenuto a pochi metri da un attiguo bosco di latifoglie direttamente collegato al sito di abbandono. Lo avevamo annunciato nei mesi scorsi, all'indomani della crisi sanitaria che avvolgeva anche la nostra realtà provinciale, specie a Villa Margherita, dove furono accertati casi di Covid-19 per alcuni pazienti ed operatori. A dichiararlo è Pompeo Taddeo, segretario CGL Sanità Privata. Si decise di fermare le attività in modo da compiere una poderosa opera di sanificazione dei locali ed una ristrutturazione interna necessaria per ripartire in piena sicurezza. Oggi annunciamo con soddisfazione la riapertura, seppur graduale, della clinica Villa Margherita, la cui attività di assistenza rimane necessaria e fondamentale per Benevento e provincia. Un incontro positivo, quello che si è svolto lo scorso 7 luglio a Palazzo Mosti, su mia iniziativa, con lo scopo di confrontarsi con professionisti e specialisti del settore sulla creazione di un piano strategico per promuovere la tipicità e il turismo del nostro territorio. Così Antonio Puzio, delegato al turismo, all'artigianato e alle politiche giovanili del Comune di Benevento. Benevento in tour virtuale, questo è il nome del progetto già esistente, che prevede la realizzazione di una piattaforma con la quale simulare un percorso lungo i luoghi di interesse principali della città, scegliendo tra immagini storiche o attuali, video, tour in 3D nei pressi del monumento selezionato, con possibilità di ingrandirne i dettagli e ascoltare un audioguida che descriva l'oggetto selezionato. Convenienza, qualità e misure di sicurezza per i tuoi acquisti. I punti vendita Io Bimbo con proposte top sono a Benevento in via Cassella e ad Avellino in via Italia. Fine settimana con il Mellin Day e la promozione Aggis. Primi anni, gli store di mamma e papà, un mondo tutto da scoprire. Il Benevento si prepara ad affrontare il match casalingo contro il Venezia, previsto alle ore 21. I veneti occupano una posizione scomoda nella classifica del campionato cadetto e faranno di tutto per prendere qualche punto utile sul terreno del Vigorito. Ascoltiamo a tal proposito le parole di mister Pippo Inzaghi in conferenza stampa. Penso che purtroppo quello che è successo a Crotone era molto preventivabile, perché quando una squadra vince 7 giornate prima, bisogna anche capire quello che ho fatto dare a questi ragazzi. Io non posso chiedergli più nulla, sinceramente, perché per avere vincere a 7 giornate alla fine, avere più di 20 punti su squadre che all'inizio del campionato erano messe anche davanti a noi, probabilmente questi ragazzi hanno dovuto fare qualcosa di storico, di epico, per cui io non mi sento di chiedergli nulla. L'unica cosa che gli ho chiesto è quella di finire degnamente. Io cercherò di far giocare quelli che vedo più in palla, però questi giocatori andranno ringraziati, penso, a vita per quello che hanno fatto, per cui non devono riscattare assolutamente nulla. È stata una partita dove non avevamo forze completamente, sia dal punto di vista nervoso che mentale, anzi loro hanno cercato di fare il massimo, anch'io a fine primo tempo ho urlato, poi mi sono guardato allo specchio e ho detto: ma cosa sto combinando? Però era giusto che l'allenatore facesse così in quel momento, perché non volevo fare brutta figura, ma questa è una squadra che ha dato, insomma, lo sappiamo tutti, per cui quello che gli chiederò è quello di onorare ogni partita, di dare il meglio, di usufruire di queste 6 partite come ho detto a loro, come se fosse un piccolo precampionato alla Serie A. Molti di loro avranno modo di mettersi in mostra, qualcuno di loro comunque si deve ancora guadagnare il fatto di poter fare parte di questo gruppo il prossimo anno, per cui abbiamo stimoli. Poi adesso, a parlare ancora di record, ne abbiamo fatti tanti,
Adesso parliamo di prestazioni di ogni partita, guardiamo, insomma, questi due giorni li ho visti bene, per cui mi auguro domani di fare una buona gara. Poi è chiaro che c'è l'avversario che ha grandi stimoli, ma anche noi ci teniamo domani a ripartire come avevamo abituato tutti. C'ho ancora oggi e domani due allenamenti, per cui Barba, se va tutto bene oggi, sarà della partita, per cui se sta bene gioca. Queste due ultime partite, nell'ultima non era disponibile, per cui insomma, se sta bene rientra, anche perché insomma, ci manca anche Caldirola, e a me piace fare, se posso, far giocare un mancino nel centrale di sinistra. No, e Temai e Sau stanno tutti bene, insomma. A Crotone, insomma, Temai non aveva recuperato, ma ce n'erano tanti. Poi ho cercato di mettere in campo la migliore formazione possibile per tanti motivi, perché ci tenevamo comunque a dare tutto quello che avevamo, anche se non era al massimo. E domani giocheranno i migliori, come sempre, e poi valuterò di partita in partita anche i giovani. E ci tengo a premettere che i giovani che giocano qui è perché se lo meritano. Io non do il contentino a nessuno, perché se dassi il contentino ai giovani li abituerei a farli giocare anche se non lo meritano. Per cui i giovani che giocheranno qui da ora in avanti è perché se lo sono meritati, perché mi fanno vedere in allenamento che possono starci. Io di mia abitudine non regalo nulla a nessuno. Prosegue con successo il tour di Sport 7 Live in onda sui canali di TV7. Dalle 20.30 si parlerà della gara Benevento-Venezia che si disputerà al Ciro Vigorito. Sul set itinerante del riuscitissimo format si confronteranno opinionisti, tecnici, ex calciatori, allenatori e tifosi. Spazio a telespettatori ed internauti che potranno divenire protagonisti della trasmissione dedicata al Benevento e al campionato di Serie B, stravinto dai ragazzi di Pippo Inzaghi. Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Pippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 23 calciatori convocati per la gara alle 21 presso il Vigorito contro il Venezia. Portieri Montipò, Manfredini e Gori. Difensori Letizia, Rillo, Gianfi, Gentile, Volta, Tuia, Barba, Maggio e Pastina. Centrocampisti Del Pinto e Temai, Alfieri, Basit, Teglio, Insigne, Improta e Schiattarella. Attaccanti Sau, Moncini e Di Serio. È in edicola la rivista Stregati, che celebra il ritorno del Benevento in Serie A. Tutte le emozioni della storica impresa dei giallorossi, le foto, i protagonisti, la festa a promozione. Il regalo con la rivista è il poster del Benevento 2019-2020, imperdibile da collezionare. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.